ragazzi, e benvenuti in questo nuovissimo video di prodotti MSI. Si vede, sono sommerso proprio di prodotti. Vi ho mostrato un piccolo unboxing, anche se è molto veloce visto che sono tanti, e oggi vi farò una recensione il più semplice possibile, visto la tipologia di prodotti, visto la quantità di prodotti, e spero di non annoiarvi, visto che il video sarà un po' più lungo di quelli che faccio di solito. Ma in questo caso mi tocca farlo perché è un set veramente completo, un set che merita assolutamente e che sono sicuro molti di voi gradiranno. E la cosa bella di questo video è che appunto ci abbiamo due tipologie diverse di gaming, ci abbiamo tastiera e mouse e ci abbiamo il controller. Chi mi segue su Instagram o ha visto qualche mia live sa che io preferisco il controller, quindi sarò molto più pignolo su questo, anche se io vi posso dire che mi ha colpito assolutamente. Io non mi sono mai trovato bene con altri controller oltre appunto a quello per esempio della Xbox One, che praticamente è lo stesso del computer, perché uso quello, e non mi sono trovato con gli altri. Alcuni erano troppo piccoli, troppo compatti, strani, messi per me male i tasti, insomma una serie di cose. E questo qui, che lo ricorda molto quello dell'Xbox One, però è più comodo, devo dire che mi ha conquistato. Però andiamo con ordine. Prima di tutto iniziamo dal tastiere e mouse, per poi passare al controller e per finire con le cuffie. Allora, spostiamo un po' di roba qua. Io spero che mi sentiate, perché l'audio dovrebbe essere leggermente migliore. Ho la clip come per i professionisti, quindi spero mi sentiate che tutto funzioni. Dunque, partiamo subito da questo mouse. Allora, questo mouse, come avete sicuramente visto dall'unboxing, a parte il packaging molto particolare, si apre al libro, è molto, diciamo, scenografica l'apertura, è molto bella ovviamente, però in realtà la confezione si apre da sopra. E andiamo ad aprirlo, e oltre vabbè al libretto di istruzioni, che a noi non interessa, abbiamo all'interno il mouse, come avete già visto, e il cavo. Dunque, intanto aspettate che c'è un bordello. Ok. Allora, intanto il cavo, molto interessante, perché è un cavo che è telato, e questo diciamo che ormai la maggior parte di mouse, di gaming, di una certa fascia sono praticamente tutti col cavo telato, ma ha l'USB placcato in oro, e come sapete non è un segno proprio di qualità, come vi dissi in passato in tanti video, soprattutto quando parlavo di jack audio, quando i connettori, che siano jack o USB o HDMI, display port eccetera, sono placcati in oro, non è, soprattutto sono di buona qualità, la qualità video audio, o in questo caso gaming, è superiore, ci sono in sostanza meno interferenze, meno ritardi eccetera. Questo mouse mi ha colpito sì e no, devo essere sincero. Allora, dunque, ovviamente è un mouse con i tasti laterali programmabili, il tasto qui di DPI e la rotellina con un piccolo LED rosso. Ora lo andiamo a accendere perché ci sono altri LED. E il peso non è un mouse pesante, ma non è neanche leggerissimo. È un mouse sicuramente giusto per il gaming, e secondo me molto per gli FPS. È un mouse che è pesante al punto giusto, ha un'ottima precisione. Cosa, diciamo, non mi ha colpito? Non lo sento comodissimo in mano, devo essere sincero. Questa forma, io sono comunque abituato a un mouse della Logitech, che è quello che uso per editing, quindi è un mouse diverso rispetto a un mouse da gaming, però non lo sento comodissimo. Cioè, questo rigonfiamento praticamente qua dietro, che non so, forse è la mia mano, ovviamente questa è soggettiva, ma appunto non mi fa apprezzare appieno la comodità. Ok, come avete potuto vedere, ora è acceso, i LED sono
qua sotto, qui di lato, ovviamente qui vicino alla rotellina, e ovviamente il simbolo di MSI. Ovviamente, come tutti i prodotti MSI, questo mouse può essere, anzi, le illuminazioni di questo mouse possono essere gestite tramite il software, il Game Center, e regolare non solo ovviamente i tasti, ma anche l'illuminazione. Come ho fatto vedere all'inizio, nella scatola però sono presenti anche degli altri accessori. Infatti con questi prodotti magnetici si può facilmente modificare il mouse. Questo ovviamente che cosa comporta? Che si va a comunque a migliorare la parte non solo estetica, che ora vi monto in breve queste piccole alette. Come potete vedere, il mouse cambia, diventa un mouse alato, penso che si noti da qui. Questo appunto non cambia solo il lato estetico, ma cambia anche la comodità. Infatti, come vi dicevo prima, senza queste due io avevo, cioè, non lo sentivo propriamente comodo. Invece, montando queste due alette, chiamiamole così, il mouse diventa più comodo per me e ho meno quell'effetto, quel fastidio, più che effetto, quel fastidio appunto con questo rigonfiamento, in quanto questa parte della mano va ad appoggiarsi qui. Il costo non è elevato, mi pare che intorno agli 80 euro se non sbaglio. È indubbiamente un mouse di fascia alta, penso sia il top di gamma non wireless del MSI, non vorrei dire una cagata, comunque è sicuramente un mouse di fascia alta ed è eccezionale per diversi punti di vista. Appunto il lato software è gestito bene, il materiale è ok, ma soprattutto il fatto che ha questa doppia, diciamo, gestione della comodità, con l'aggiunta o no di queste ali si possono avere dei comfort migliori o peggiori, dipende appunto da voi. Indubbiamente migliora il voto complessivo che do a questo mouse, quindi è oltre che positivo. Ripeto, l'unica cosa, ma attenzione, lo ribadisco, come ho detto all'inizio del video, è una cosa soggettiva. Per me questo mouse è un po' troppo pesante per i miei gusti, ma sicuramente per i giocatori professionisti, gaming professionisti che vanno alla ricerca di un mouse, come me, avranno delle esigenze diverse, più pesante o meno pesante, e troveranno appunto in quello che dico io un riscontro positivo, e quindi concorderanno con la mia opinione che il mouse è un po' troppo pesante, e in altri invece sicuramente che amano questa pesantezza, che potrebbe influire sulla precisione ma meno sulla rapidità, e sicuramente troveranno dei riscontri positivi questi altri. Quindi è molto soggettivo. Il peso comunque complessivo è leggero, cioè è un mouse comunque leggero. Io in descrizione vi ricordo che vi lascio i link con tutti i prodotti nelle varie caratteristiche specifiche sul sito MSI, quindi comunque poi potete andare a controllare e valutare voi se effettivamente questi grammi sono troppi o pochi rispetto alle vostre esigenze. Alla fine per me è un mouse che vale. Andando oltre, passiamo alla tastiera, che come ben sapete io sono abituato a valutare in diversi modi. Ho avuto tastiere da gaming, tastiere da scrittura, tastiere da gaming e scrittura, insomma varie tipologie per varie esigenze. Senza ombra di dubbio questa è una tastiera che colpisce per varie ragioni, in positivo e in negativo, e ora vi spiegherò perché. Appena faccio di nuovo le istruzioni dai pacchi, andiamo subito a collegare questa doppio, come praticamente tutte ormai le tastiere, doppio cavo USB, e anch'esso placcato in oro. Questa lo andiamo a mettere qui. Come stavo dicendo, vi ho collegato la tastiera e sicuramente noterete i LED. Tastiera anch'essa ovviamente gestibile tramite il Game Center. Allora, cosa mi piace tantissimo in questa tastiera? Ragazzi, questi tasti qua sopra. Questi tasti controllano play, pausa, il volume, muto, più e meno.
sono messi in una posizione appunto qua sopra, così strategica, con questo nero che va in contrasto su questo rosso, che mi piace tantissimo. Non sono ingombranti, non si notano, ma sai che ci sono e che puoi andare a usare. Quindi questa mi è piaciuta tantissimo a livello estetico. Nella confezione abbiamo anche i tasti da gaming, quelli diciamo in altre tipologie. Ora ve li faccio vedere. Ok, vedete, questo è una barra un po' più spacciatissima, un po' più ruvida, quindi al tatto si sente di più. Questa è liscia. Cosa serve in sostanza per chi magari non lo sa? Nei giochi alla fine i tasti che si usano sono tutti gli stessi, oppure comunque vanno, spesso chi è un giocatore professionista si fa a settare i tasti che già sa usare e gli viene comodo. Cambiando questi tasti lisci con questi tasti più ruvidi, ovviamente al tatto sai subito, senza neanche guardare, dove sono quei tasti che ti interessano. Ovviamente tutti noi sappiamo usare la tastiera senza guardare, però in determinate situazioni questi tasti con questi rilievi sono, senza ombra di dubbio, molto più utili. Quindi anche qui abbiamo una doppia caratteristica, come vi dissi prima del mouse. Il mouse prima aveva la possibilità di aggiungere o meno quelle alette per un maggiore comfort in quel caso. Qui abbiamo una possibilità di appunto cambiare dei tasti, metterli con quelli là più sensibili al tatto e quindi migliorare l'esperienza di gioco. Nella parte inferiore abbiamo questa barra che si può appunto appoggiare e ovviamente migliora la comodità del braccio. Sinceramente l'avrei fatta un pochettino più larga per migliorare l'appoggio, ma è, anche qui è diciamo a preferenza, è soggettiva la cosa. Io l'avrei preferita più larga. Anche qui illuminazione, come ho detto prima, RGB, si può programmare tramite il solito software e si può anche ovviamente gestire tramite alcuni tasti sulla tastiera. Si possono programmare o meno, ma ci sono alcuni già programmati, come succede nella maggior parte delle tastiere RGB, per intenderci. Feedback, dunque, intanto vi faccio sentire il suono. Positivo, sia per quanto riguarda il suono che comunque emette, che è molto diverso dalle altre tastiere, e anche a livello di sensibilità. Anche qui i tasti sono, li preferisco molto di più rispetto a quelli della mia attuale tastiera, perché mi sembra, lo sai, io ho una tastiera da gaming Cooler Master che è sensibilissima. Ho fatto anche il video, se ve lo siete persi andate a vedere. Questa tastiera io la preferisco molto di più perché ha i tasti sono meno sensibili, i switch sono meno sensibili, sono molto più duri e mi ci trovo molto molto meglio. Io l'ho usata per scrivere, per giocare, eccetera. Non ho bisogno di li preferisco, ecco, a livello soggettivo, il fatto che non debba soltanto sfiorarli, ma li debba proprio premere. Riesco maggiormente a controllarli, diciamo così. Anche qui la cosa è soggettiva, c'è chi preferisce magari degli switch super sensibili e chi come me preferisce invece dei tasti più duri, tra virgolette. E ovviamente è una tastiera, come ho detto, con le RGB programmabili, è una tastiera anti-ghosting, è una top di gamma alla fine anche questa di Cooler Master. E non a livello di pesantezza è veramente pesante, ma questo nella tastiera lo apprezzo molto, perché una volta che la metti qui non si muove, cioè io posso, si muove il tavolo, non lo muovo perché ho la fotocamera, si muove il tavolo, ma la tastiera non si muove, soprattutto una volta aperte le alette di sotto. Rimane ben salda il tavolo e questo permette sia a chi gioca, sia a chi scrive, sia a chi sta comunque molto a computer, anche nell'editing, una presa ottima. E io questa tastiera praticamente la adoro, la preferisco alla mia. Anzi, MSI, se stai guardando questo video, se me ne vuoi regalare una, io lo accetto, perché sostituisco la mia di Cooler Master, perché mi trovo molto meglio con questa, ecco. E cosa c'è di negativo di questa tastiera? Sinceramente, ragazzi, niente, i materiali sono ottimi, ha un rivestimento in metallo misto ovviamente a plastica, i LED sono bellissimi, l'illuminazione è molto bella, a livello di design io la sto riguardando mentre sto facendo il video con voi, è veramente bella, cioè perlomeno a me piace.
I tasti, i contrasti con i colori sono bellissimi, i tasti, questi qua sopra, ve l'ho detto anche all'inizio video, sono veramente belli, il fatto che siano mezzi, cioè che non si notano, sai che ci sono ma non si notano, e quindi è una tastiera sicuramente che io apprezzo, e anche qui promossa al 100%. Ottimo, veramente un ottimo lavoro, gli ottimi switch, se non sbaglio questi sono i silver, vado a controllare nella scatola. Sì, esatto, sono del Kerry RGB Silver Switch, assolutamente, e questi switch io li adoro. Complimenti veramente a questo prodotto, mi ha colpito più del mouse, devo essere sincero. Passiamo al prossimo prodotto, ma io credo che questa in realtà è la fine della prima parte del video, perché siamo già, come leggo là, oltre 20 minuti, quindi questa in realtà è la fine, è il fine della prima parte del video. Nella seconda parte, che uscirà lo stesso giorno, probabilmente in un orario diverso, ci saranno le cuffie e il mouse. Io continuo a registrare e ci vediamo nella seconda parte.